Ma dicevo, il ministro Bellanova, un ministro assolutamente amato non solo per la grande competenza che sempre dimostra, perché quando il ministro parla entra sempre nel merito e in profondità degli argomenti, ma soprattutto per l'atteggiamento, dove abbiamo questa grandissima forza però unita a quella semplicità che fa sentire bene le persone. È un modello di politica, credo, che serve tanto a questo paese, la voglia di ritornare a sentire i nostri rappresentanti parte della nostra vita, della nostra quotidianità. Ministro, si parlava di dazi, di etichettatura semaforo, si parlava di questi temi che per l'agroalimentare italiano e l'agroalimentare emiliano-romagnolo, fortemente impostato su indicazioni geografiche, sono sicuramente una grandissima minaccia. Che cosa sta facendo il Ministero a riguardo? Grazie intanto per aver organizzato questo incontro, grazie a Stefano per aver trovato il tempo di avere questo momento anche di approfondimento insieme, che porta a tirare un po' le file del lavoro che abbiamo fatto e a programmare il lavoro futuro, perché questo è quello che noi dobbiamo fare. Noi non è che andiamo in giro a baciare le coppe, noi andiamo in giro a cercare di costruire delle soluzioni perché si possa continuare a produrre. Allora, per cosa stiamo facendo? Stiamo facendo una cosa molto semplice. Noi siamo tornati laddove deve stare il governo italiano, con autorevolezza, con forza, con determinazione e con il garbo, quando si ha, di cercare di costruire dei percorsi che devono portare a delle sintesi. Siamo tornati in Europa a presidiare tutti i consigli dei ministri europei e siamo tornati per fare insieme con Paolo, con altri, con i rappresentanti delle regioni che hanno ritenuto anche in momenti complicati di stare nella regione, e Stefano è il rappresentante più autorevole di queste regioni che è stato lì senza spezzare il filo. Che cosa? Per dire cose molto semplici. Il bilancio dell'Unione Europea non può essere ridotto. Il bilancio dell'Unione Europea non può essere ridotto e non possono soprattutto essere ridotte le risorse destinate alla politica agricola comunitaria. Questo è un punto fondamentale della battaglia che noi dobbiamo continuare a portare avanti, perché se noi non facciamo questo, non è che facciamo un torto, come qualcuno pensa, a questo, a quell'imprenditore, a questo, a quella filiera produttiva. Noi neghiamo al nostro paese di avere davvero una politica di rilancio, perché l'Italia ha un futuro, e secondo me anche un futuro di bellissime opportunità, se rimette al centro il settore agroalimentare industriale. Per fare questo devi decidere come vuoi utilizzare le risorse, devi decidere come devi finalizzare le risorse. Allora, noi che cosa stiamo facendo? Nell'ultimo Consiglio d'Europa, perché a me piace non fare i proclami per quello che faremo, per quello che abbiamo già fatto, e incominciamo già a rendere conto delle cose che facciamo, perché noi siamo abituati così, noi non facciamo grandi annunci, noi diciamo che cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto una cosa semplice, siamo andati in Europa e abbiamo detto: benissimo, la sostenibilità ambientale per noi è tema fondamentale, ma non la possono pagare gli agricoltori. La sostenibilità ambientale ci ha visti impegnati, continua a vederci ancora più impegnati, ma per fare la sostenibilità ambientale c'è bisogno di mettere risorse aggiuntive alla politica agricola comunitaria, perché se li togliamo dalla PAC, alla fine sono gli stessi produttori che si pagano quella che deve essere una politica che deve coinvolgere tutti, che deve coinvolgere tutti i settori. Perché è importante fare la sostenibilità ambientale con risorse aggiuntive? Perché se non c'è la sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale è una chiacchiera, e bisogna dirlo a quelli che fanno tante chiacchiere. La sostenibilità ambientale tu la garantisci se garantisci alle imprese la sostenibilità economica, la sostenibilità sociale. Sono tre cose che vi hanno tenute sempre insieme, e questo è il lavoro che stiamo facendo. La sostenibilità economica è data anche da come valorizzi le produzioni. Allora, noi abbiamo fatto adesso un giro brevissimo, voi sicuramente, essendo della zona, conoscete bene.
questo settore e queste produzioni. Ma noi dobbiamo metterle a valore. Allora io sto facendo delle cose molto semplici. I dazi sono un errore sempre. A maggior ragione quando vengono messi i dazi e pagano quelli che non hanno alcuna responsabilità. I produttori italiani non hanno nessuna responsabilità per i dazi che hanno messo gli Stati Uniti d'America. Io ho scritto ancora avanti ieri un'altra lettera al commissario europeo al commercio, l'avevo incontrato come commissario dell'agricoltura, ho incontrato il nuovo commissario all'agricoltura, ho incontrato la commissaria alla salute della Commissione europea e ho scritto avanti ieri una lettera al commissario Hogan per dire nell'incontro che vai a fare a Washington noi dobbiamo non dire guardate che se voi non li togliete noi mettiamo i dazi, noi dobbiamo dire che voi i dazi li dovete togliere, che noi dobbiamo insistere nel costruire un fondo di compensazione per i produttori italiani che stanno pagando un prezzo che non è giusto pagare e questo lo dobbiamo fare adesso perché i produttori devono investire per dare prodotti di qualità e per fare questo non possono essere messi sul lastrico perché se tu devi sopportare il costo dei dazi a lungo tempo, tu vai fuori mercato. Noi dobbiamo sostenere i produttori perché devono poter continuare a far arrivare i loro prodotti in America e però insieme a questo noi dobbiamo fare la battaglia per non permettere nuovi dazi, per togliere già quelli che ci sono. E insieme a questo la battaglia forte che dobbiamo fare, queste tre figure che ho richiamato sono per noi importanti e con Paolo stiamo lavorando tantissimo, noi dobbiamo fare una cosa semplice. Noi dobbiamo ottenere la tracciabilità e l'etichettatura perché noi dobbiamo rendere chiaro per quale motivo il Made in Italy costa di più. Il Made in Italy costa di più perché c'è attenzione alla produzione, perché c'è attenzione alla trasformazione, perché c'è attenzione al confezionamento per la commercializzazione e perché c'è rispetto per la salute. Allora io lo dico qui con una battuta, come l'ho detto in modo più argomentato a livello di ministri europei. Se noi vogliamo tutelare la salute delle persone, noi dobbiamo partire dall'origine, dobbiamo partire da come vengono coltivati, da come viene prodotta la materia prima e da come poi questa materia prima viene trasformata. Per fare questo è evidente che dobbiamo avere la sostenibilità economica ed è anche evidente che dobbiamo andare avanti su quelle politiche che dicono no alle pratiche sleali nella competizione. Perché, guardate, quando per troppo tempo sugli scaffali si vedono prodotti sotto costo, prodotti che vengono venduti inferiore al costo di produzione, c'è qualcuno che lo sta pagando quel risparmio, o lo sta pagando un lavoratore che non viene rispettato nei suoi diritti, o lo sta pagando l'imprenditore che a furia di leggere una concorrenza sleale alla fine non fa investimenti, alla fine va fuori mercato e chiude l'azienda e lascia le aziende in corte e lì addio sostenibilità ambientale, perché se i terreni rimangono in corte la sostenibilità ambientale è quella che paga per prima. Oppure la paga il consumatore stesso, perché nel momento in cui la materia prima non è tracciata e magari è stata acquistata in un paese dove non si usano accortezze ai prodotti chimici che vengono utilizzati, dove magari c'è un ipersfruttamento dei terreni e quindi si mettono prodotti che fanno male alla salute, stai risparmiando nel momento in cui acquisti il prodotto, ma quelle risorse le paghi tu con la tua salute e li paga lo Stato con le spese che poi deve sopportare. Allora noi diciamo che, e questa è la battaglia che stiamo facendo in Europa, quando ho incontrato la commissaria europea alla salute gli ho detto questo, noi dobbiamo essere alleati. Io rappresento il mondo della produzione, tu rappresenti la sanità pubblica, siccome insieme abbiamo lo stesso obiettivo, far vivere meglio i cittadini dell'Unione Europea e anche i cittadini del mondo che devono acquistare i nostri prodotti. Siccome abbiamo questo obiettivo, noi dobbiamo insieme fare la battaglia che ogni euro in più che viene dato al settore agroalimentare è un euro in meno che si spende in spese sanitarie, perché meglio stanno le persone e meno c'è bisogno di spese sanitarie. Questa è la battaglia che noi stiamo facendo per andare con persone. Però
se tu vai in Europa e mi insulti e dici che sono i nemici e dici che sono quelli con cui non ti vuoi incontrare, o soprattutto se non vai in Europa e li insulti doppiamente, tu questi obiettivi non li porti a casa. Siamo arrivati quando erano stati già prodotti dei danni, però lavoriamo e lavoriamo insieme, perché voi, Stefano, avete lavorato anche nel periodo che ci sta alle spalle, insieme alle associazioni dei produttori, insieme ai consorzi, ed è questo quello che oggi ci mette in condizione di dire: se voi volete adottare il semaforo per classificare i prodotti, posto che io sono già per le rotonde nella mobilità delle persone, immaginate quanto possa amare l'etichetta al semaforo, allora noi vi diciamo che non solo questo non va bene, ma che comunque le DOP vanno escluse, e significa gran parte delle vostre produzioni, perché se noi adottassimo l'etichetta a semaforo che è sale, zucchero e grassi, noi avremmo dei prodotti d'eccellenza della dieta mediterranea che sarebbero classificati come prodotti che fanno male alla salute. Questo non si doveva consentire, non si dovevano lasciare soli gli imprenditori e rappresentanti dei consorzi a combattere in Europa e a fare chiacchiere nelle piazze. Bisognava stare lì a dire che noi su quello non potevamo che fare le alleanze con i nostri interlocutori. Io l'ho incontrata la ministra della Germania, la ministra dell'agricoltura tedesca, e lei mi ha detto: ma sai, è più semplice, così è più semplice, ma è anche un imbroglio. È chiaro che è più semplice dire a un prodotto bianco, rosso e verde, ma il consumatore vuole essere imbrogliato o vuole essere aiutato a un acquisto consapevole, a consumi informati? Noi dobbiamo andare sui consumi informati, non astrarre un singolo prodotto, un singolo ingrediente da un prodotto. Noi dobbiamo dare l'informazione sulla giusta dose giornaliera. Se tu consumi più di quella quantità, è chiaro che, certo, se tu prendi il parmigiano reggiano, che nella dieta mediterranea è, come dire, il campione, e tutti dicono che fa bene alla salute, io ho mandato i miei dirigenti, ho detto: dove abbiamo l'invito ai congressi dei pediatri, bisogna essere presenti, perché sono un veicolo formidabile per far conoscere la qualità delle nostre produzioni. Però se tu te ne mangi una forma durante una giornata, e signore mio, come dire, non c'è bisogno del medico. Allora, il consumatore deve avere l'informazione sulla giusta dose di quel prodotto che fa bene alla salute. E su questo noi dobbiamo combattere insieme, e su questo avere delle regioni che sono in contatto diretto con il mondo della produzione, della trasformazione, e che sanno di che cosa parlano, è importante per me in questi 4 mesi avere a fianco Simona per la sua competenza specifica di assessore, Stefano come presidente regionale, per me e anche tanti altri di questa regione, è stato importante perché io nel giro di 4 mesi ho potuto mettere in fila uno appresso all'altro provvedimenti che sono provvedimenti apprezzati, non perché io sono simpatica, perché semplicemente se li stavano aspettando da tanto tempo. Da quanto tempo questa regione si aspettava di avere le risorse che erano andate, come si dice con un brutto termine, in perenzione? Abbiamo destinato il 21 di dicembre a questa regione, insieme ad altre regioni, altre risorse, qui 19 milioni di euro per calamità che erano state fatte tra il 2013 e il 2018. Se non facevamo quel decreto il 21 di dicembre, questa regione non avrebbe più visto quelle risorse. Perché l'abbiamo fatto? Perché abbiamo stabilito un rapporto diretto e abbiamo raccolto quello che ci veniva detto dal territorio. Infatti altre regioni non stanno in quell'elenco perché non avevano portato la documentazione, non avevano segnalato i danni che avevano subito i loro produttori. Abbiamo licenziato, settimana scorsa lei era con me a presentare questa strategia per quanto riguarda il buon uso dei prodotti idrici. L'acqua è un bene fondamentale nell'agricoltura che noi abbiamo in mente, e come ti rileggono, Stefano, noi dobbiamo fare qui un'iniziativa su questo. Eh sì, perché ci dobbiamo portare avanti. L'uso dell'acqua è un bene fondamentale, e siccome io appena sono arrivato ho sentito parlare di giovani, e sono contenta che stanno giovani nella struttura, che stanno giovani anche qua in sala, che stanno giovani impegnati in questa bellissima
struttura. E noi giovani, quando diciamo tornate, dovete venire in agricoltura come un settore dove c'è un futuro per voi, per il vostro reddito, non è che ne diciamo dovete tornare alla zappa. Gli diciamo guardate che dovete utilizzare agricoltura 4.0, dovete utilizzare agricoltura di precisione, dovete avere un uso sapiente dell'acqua perché non è un bene inesauribile. Nel momento in cui c'è una desertificazione nel mondo, noi dobbiamo utilizzare questa risorsa con grande parsimonia, ma con l'intelligenza di dare dei prodotti di maggiore qualità. E per questo io sono stata felicissima di aver potuto adottare l'altro giorno il piano che prevede 500 milioni di euro da utilizzare, e questa regione ne ha una parte importante tra quelle che mettiamo noi, le risorse che sono arrivate, e quelle del MIT, sta intorno ai 233 milioni di euro che sono destinati a che cosa? Che sono destinati a una buona manutenzione, ma che sono destinati anche a far conoscere alle persone l'uso e a incentivare l'uso delle acque reflue, quindi come dire, delle cose molto concrete, perché noi siamo abituati a fare così. Per noi non confondiamo parmigiano con parmesan, vogliamo che non lo confonda nessuno, ma perché non si confondono questi, intanto bisogna avere degli amministratori che non confondono Bologna con Ferrara, perché se non lo posso fare, io penso la questione fondamentale. E concludo, per non portarmi via molto tempo, io ritornerò nei prossimi giorni, nella prossima settimana ritornerò in questa regione, perché sento il dovere di dire le cose che effettivamente stiamo facendo e che stiamo costruendo insieme con la rappresentanza sociale. Quindi la smetto qui con l'invito che vi faccio in questo, non solo come ministro dell'agricoltura che ha trovato in questa regione politiche davvero di altissimo livello, ma lo faccio anche come coordinatrice di Italia Viva, pancia a terra ragazzi e ragazze, perché questa regione merita un buon governo di Stefano Bonaccini, e noi lo dobbiamo garantire, perché i produttori e i lavoratori hanno bisogno di interlocutori attenti e di interlocutori che conoscono e che stanno sul territorio. Grazie Ministro, e come tutti sappiamo il Presidente Bonaccini è appoggiato da una coalizione, abbiamo diversi candidati del nostro territorio qui presenti in sala, chiedo loro di presentarsi, ma è uguale o di qui o di là, inizio dalla Simona, devo partire da te, nel senso Simona Caselli, assessore all'agricoltura nella regione Emilia-Romagna, con la quale abbiamo lavorato tanto, credo, in questi oramai 3 anni, da quando ho il piacere e l'onore di essere il presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano. Simona Caselli, candidata a una riconferma, a te la parola. Grazie Nicola, grazie a tutti. Grazie a voi che siete venuti, siete bellissimi, noi non vi vediamo del tutto perché c'è sto faro, però vedo che siete molti. Io devo ringraziare molto Teresa, perché guardate, fare l'assessore all'agricoltura in una regione è una cosa importante per quello che puoi fare nella regione, ma avere un ministro così ti cambia parecchio le cose. Io questo lo devo dire perché... Io ho sempre cercato di fare del mio, ma così si fa meglio, perché come noi abbiamo fatto squadra nella promozione delle DOP e IGP in questa regione, di Teresa abbiamo una maniera di lavorare molto particolare in questa regione. Coinvolgiamo tutti i talenti che ci sono, lavoriamo con i consorzi, lavoriamo con l'Enoteca regionale, qua c'è anche il suo presidente, lavoriamo con le associazioni agricole, lavoriamo con i cuochi, con i sommelier, con le scuole di cucina, con Alma... con i territori per cercare di proporre l'insieme del nostro territorio, perché come tu sai dalle DOP c'è una ricchezza che viene al nostro tessuto produttivo, ma c'è anche un potenziale enorme per il turismo, inaugurando Parma 2020 è chiaro che questa cosa è stata messa in evidenza molto, molto fortemente, e soprattutto c'è una capacità di tenere altissima la reputazione del nostro agroalimentare nel mondo.
Noi abbiamo un agroalimentare che ha una grande reputazione, l'agroalimentare di Parma, se volete anche di più. I nostri prodotti sono simbolici, come può essere simbolica la Ferrari o qualcos'altro. Tu parli di parmigiano reggiano, di prosciutto di Parma, ti capiscono dappertutto, cioè sono dei passepartout assoluti. Quando ti dicono Parma, è il posto dove si fa il prosciutto e il formaggio, immediatamente vieni riconosciuto. Però con questa coralità noi siamo... Cioè, non bisogna usare i microfoni, i cellulari sopra alla console. Noi siamo riusciti a fare un balzo nell'export in questi ultimi 4 anni del 25%, è una cosa impressionante. Questa, tu ricordavi un po' di numeri, Nicola, questa regione ha un agroalimentare che vale 24 miliardi di euro, dà da lavorare a 310.000 persone, considerando l'indotto, e fa da solo il 15% dell'export nazionale. Voi capite che noi con i dazi abbiamo solo da rimettere. E io amo ricordare che i sovranismi ci stanno regalando la Brexit e i dazi di Trump. Quindi alla larga dai sovranisti, ragazzi, perché i sovranisti poi ci portano così. Noi siamo un paese aperto nei commerci, neanche da 2 minuti, lo siamo dai tempi di Marco Polo, se non addirittura prima, per cui noi abbiamo bisogno dell'apertura. E tutto, per cui li dobbiamo contrastare molto. Tu hai fatto bene a scrivere l'altro giorno, Teresa, al commissario Hogan, perché sta succedendo quello che con Stefano, quando abbiamo fatto la manifestazione a dicembre, prima che lui andasse a Bruxelles a parlare direttamente in commissione, noi avevamo paventato che sarebbero arrivati i dazi carosello, che puntualmente lui adesso sta minacciando, e sta minacciando di mettere dentro il vino. Noi esportiamo la metà del vino che facciamo in Emilia Romagna. Gli Stati Uniti sono un mercato importantissimo, come lo è la Gran Bretagna, perché la Gran Bretagna per noi è il quarto mercato, e gli Stati Uniti sono il primo mercato fuori dall'Europa. Quindi è del tutto evidente che noi sulla questione dei dazi dobbiamo farci sentire, e oltre alla proposta che tu già dicevi e che Paolo ha portato avanti in Parlamento, noi ne abbiamo avanzate come regione altre due. Una che è quella di dare aiuto alla tutela legale, perché Nicola ti può dire quanto spendono loro a difendersi in giro per il mondo da evocazioni, specialmente laddove i dazi colpendo favoriscono ovviamente le imitazioni. L'altra cosa che abbiamo chiesto è di avere dei punteggi di priorità in tutte le attività straordinarie di promozione che si fanno verso quei luoghi. Quindi questa è una proposta dell'Emilia Romagna che noi abbiamo portato avanti anche nelle sedi europee delle associazioni di regioni europee in cui siamo. Altra questione per cui io ti devo ringraziare è che oltre a quei 18 milioni lì per enti, tu ci hai dato altri 21 milioni che erano un nostro vecchio credito che noi destineremo alla filiera del latte. Lo abbiamo sempre promesso con Stefano. E guardate, noi avevamo avuto un acconto qualche anno fa. Abbiamo parlato 14 mesi con il ministro Centinaio, che ha sempre detto di volerceli dare. Si andava d'accordissimo, diceva senz'altro, mai fatto un atto amministrativo. Siccome nel momento in cui tu governi si deve fare degli atti amministrativi, sennò quello che dici non ha valore, non ha conseguenze, ecco, l'atto amministrativo l'ha fatto Teresa Bellanova alla fine di questo. E per noi è importante, perché stando sulla regione sono 17 milioni di euro che noi daremo e che provocheranno oltre 50 milioni di euro di investimenti, perché noi paghiamo una parte naturalmente, no? Ma qui a Parma sono 5,6 milioni di euro che arrivano qui e che daranno luogo a oltre 12 milioni di investimenti, solo nelle nostre filiere. E questo è un elemento fondamentale. Saremo protagonisti nella PAC, a tuo supporto, io ti devo ringraziare perché tu hai difeso il ruolo delle regioni, e se non c'eri tu non so chi altro l'avrebbe potuto fare. E sul ruolo delle regioni, anche lì noi facciamo parte come Emilia Romagna, perché noi siamo attivi, cerchiamo di esserci proprio per supportare nel gioco di squadra. Siamo dentro una coalizione che si chiama Green Regions, che sta difendendo proprio quello che tu dicevi, il budget della PAC, il fatto che la sostenibilità non la devono pagare gli agricoltori, ma va fatta insieme agli agricoltori. E di conseguenza su questo noi ci siamo e ci saremo. Io ti devo ringraziare veramente molto, perché è anche un modo di lavorare, no? Che io sia venuta da te con la cimice asiatica piuttosto che con 1000 altri problemi di questa regione, ho sempre trovato un grande ascolto, perché è così che si lavora. Noi ci facciamo carico dei problemi,
hai fatto bene a dire, io avrei potuto baciare, sai quante coppe, prosciutti, eccetera, in questi 5 anni, siamo andati in giro per il mondo con Stefano in tutte le occasioni della settimana della cucina, potevamo baciare di tutto, ma noi eravamo lì a cercare di fare dei contratti, a fare in modo di organizzare del B2B, a fare in modo che le regole fossero favorevoli alle nostre DOP e IGP e non ci fossero delle barriere, a far aprire i dossier con la Cina sulle pere, a far aprire i mercati, che è il mestiere che deve fare chi governa. Quindi da questo punto di vista io credo che sia essenziale che Stefano vinca queste elezioni, perché questa regione, il nostro agroalimentare, ha bisogno di questa proiezione internazionale. Se noi finiamo in mano a chi in Europa non tocca palla perché ha il cordone sanitario, perché è nel gruppo che non conta nulla, noi condanniamo questa regione alla marginalità totale e al blocco commerciale. Questo bisogna che lo sappiamo. Quindi questo è quello che dobbiamo avere presente, perché da fare ce n'è tanto, c'è bisogno che noi sappiamo anche cosa ci piacerebbe fare. Grazie Simone. Grazie Simone. Barbara Dorni, se dai anche tu il tuo saluto. Sì, velocissima, anch'io voglio ringraziare la ministra Villanova per essere qui con noi questa sera, naturalmente l'onorevole De Castro e soprattutto il padrone di casa che ci ospita. Naturalmente il presidente ormai lo frequentiamo pressoché quotidianamente, quindi lo ringrazio per essere qui, ma poi alla fine chiudo su questo. Quella di stasera è un'opportunità straordinaria perché siamo in tanti, perché ci sono tanti addetti ai lavori che sono interessati a conoscere i temi di cui si è parlato, ma credo che sia anche interessante perché qui c'è una filiera istituzionale che da tempo lavora insieme e lo fa in modo molto efficace, molte cose sono state dette. Io ho cercato di svolgere un ruolo un po' diverso, quello di consigliere in questi 5 anni, devo essere la più anziana di servizio di tutti perché conosco Paolo De Castro, per me io lo collego con il riconoscimento dell'IGP a Salame Felino, quando appunto ero il sindaco di Felino, e devo dire che in questo territorio, in tempi anche abbastanza recenti, sono state fatte delle battaglie importanti, vedo Michele Berini che conosce questa vicenda, a difesa delle nostre produzioni tipiche locali. È importante, è evidente da quello che è stato detto dalla ministra, da Simona Caselli, da Paolo De Castro, quanto sia fondamentale il nostro ruolo sia nel dialogo, nell'interlocuzione con il Ministero, sia rispetto al ruolo che dobbiamo giocare con sempre maggior forza a livello comunitario. È anche, credo, molto importante stare a fianco delle associazioni, dei consorzi e perfino delle singole aziende agricole quando hanno delle difficoltà. Noi abbiamo il dovere di riportare ai decisori politici a livelli, diciamo, sovraordinati quelle che sono le esigenze reali. Quindi il lavoro del consigliere è stato un po' questo, io ho cercato di interpretarlo, spero al meglio, sono onorata di questo, e l'auspicio naturalmente è che insieme a Stefano Bonaccini possano esserci ancora consiglieri impegnati in questo senso, perché guardate, in regione ci sono delle opportunità straordinarie, i programmi di sviluppo rurale hanno dei contenuti importantissimi, ma se queste opportunità non vengono colte e non si realizzano, rischiano di non essere pienamente efficaci. Quindi è importantissimo che ognuno riesca davvero a lavorare bene in questa filiera, e credo che insomma abbiamo cercato di farlo e che i risultati si vedano. Quindi bocca al lupo, sono tutti impegnati per proseguire questa grande avventura. Grazie, grazie Barbara. Giovanni Breschi. Sì, parlare adesso dopo questi interventi non è facile. Sicuramente io sono un nuovo candidato, sono Giovanni Breschi, sono candidato con la coalizione di Stefano nella lista civica Bonaccini precedente. Io non ho avuto dei ruoli, diciamo, molto importanti. Io sono un amministratore locale del comune, e ne vado fiero, del comune di Veneto di Alduini, dove ho fatto 14 anni da amministratore, 8 anni da consigliere e 5 anni da assessore. Prima di iniziare questa avventura, perché è un'avventura tosta, c'è bisogno di molte energie, e quindi per una lezione di etica e di moralità mi sono anche dimesso da assessore presso il mio comune, perché mi sembra corretto dare anche un po' una qualche lezione di etica e di moralità, perché
diceva Stefano, ultimamente si è visto che abbiamo chiesto a qualcuno di dimettersi, ma resta al suo posto, quindi noi che siamo quelli che diciamo di dare un esempio, io nel mio piccolo, perché il nostro è un comune di 3.700 abitanti, non è niente di che, però nel nostro piccolo l'azione l'abbiamo fatta, quindi secondo me è una cosa molto importante mantenere la barra dritta e dare per noi il primo esempio. Io sono nuovo dell'agricoltura, da sempre mi sono occupato dell'agricoltura, è un orgoglio qua sedermi di fianco al ministro da cui mi ispiro molto perché è un segno di abnegazione per l'agricoltura e per tutti. Sappiamo da dove è partita, cosa ha fatto e adesso è arrivato ai vertici dell'agricoltura italiana e europea e guarda, credo di farci un applauso perché veramente sono un esempio per tutti. Girando un po', perché comunque la campagna elettorale ti porta anche ad andare a parlare alle persone. Non è tutto, cioè, sappiamo che rose e fiore, qualche problemino c'è, no? Quindi si è sentito molto quello che mi hanno portato le aziende, quello che mi hanno portato gli allevatori, perché comunque bisogna ascoltare la gente, bisogna andare a parlare nelle palle degli occhi senza viaggiare molto con Facebook, perché comunque è pericoloso. Io penso che andare a parlare alla gente sia importante. Sia importante avere un rapporto, capire, andare in azienda, dentro la stalla, dentro al caseificio. Io quando sono di là prima mi sono forse più emozionato che adesso, Nick, perché il mio lavoro è sempre stato lì dentro, a battere del formaggio, quindi insomma ecco, io prima sono più emozionato che adesso, quindi la roba è così. Però conoscendo, andando nelle aziende a parlare, a capire le problematiche, che me ne hanno portate due fondamentalmente. La burocrazia, sappiamo che la burocrazia nelle nostre aziende mi dicono guarda che noi non sappiamo come fare, c'è sempre della gente qua che ci dice cosa fare. Noi dobbiamo cercare di portare agli allevatori, insomma, di riportare a fare il suo mestiere. Devono ricominciare tranquillamente a fare il loro mestiere, bisogna cercare di dargli più spazio, perché essere allevatore agricoltore non è che si inventa l'oggi e domani, c'è una storia, c'è una tradizione, ci sono generazioni che si tramandano. Quindi bisogna avere anche rispetto di chi tutti i giorni, perché andare nella stalla e fare il formaggio si fa tutti i giorni, tutti i giorni. Quindi queste cose bisognerebbe un po', bisogna cercare un po' di anche di migliorarle. E poi sappiamo, l'hanno già detto chi mi ha preceduto e non voglio ripetermi, sicuramente la regione deve avere come è stato e come ha dimostrato, deve avere delle competenze importanti, però bisogna continuare su questa strada, sull'agricoltura, sull'agroindustria, perché è importantissimo cercare di sempre portare al centro dell'attenzione quello che è appunto l'agricoltura e l'agroindustria, perché non è solo, non scordiamoci, che non è solo un portare un'economia in un'azienda o in una cooperativa, ma anche la nostra è una responsabilità altissima di avere un territorio vivo e virtuoso. L'agricoltura deve essere viva e virtuosa, è importantissimo. E qua finisco, io voglio ringraziare Stefano davanti a tutti di avermi dato questa possibilità di essere candidato a una regione così importante e quindi sono sicuro, dobbiamo farcela, io mi sto impegnando molto, ce la sto mettendo tutta, perché sono sicuro che il 26 dobbiamo farcela a fare un passo avanti. Grazie. Presidente, lascio a te la parola e anche le conclusioni di questo incontro. Grazie Nicola. Dopo devo andare a Reggio a fare l'ultima. Calcolato venerdì, sabato e oggi diventano 21 più 7, 28 iniziative. Ma io intanto vi volevo ringraziare, perché al di là delle elezioni, gli schieramenti, la politica, ci sono cose che vanno ben al di là quando si rappresentano di quale istituzione, di là le associazioni. Abbiamo lavorato molto bene insieme, sia per l'associazione che guidi, sia per il ruolo che hai così importante di Presidente del Consorzio Parmigiano-Reggiano. Abbiamo cercato sempre di confrontarci, peraltro dentro al patto per il lavoro tutte le associazioni economiche sono state protagoniste, insieme a noi hanno condiviso mediamente tutte le scelte più strategiche. Io credo davvero che dopo aver oggi, tra virgolette, celebrato la partenza di Parma 2020,
che è una grande opportunità per questa regione, che è una regione che è quella che esporta di più nel mondo come regione italiana. Ognuno di voi esporta 2.000 euro più a testa di Lombardi. Abbiamo superato il Veneto, nonostante il Veneto ha 500.000 di abitanti in più. Quando sento dire che bisogna importare il modello Veneto in economia, sinceramente non so cosa sia. È una regione che funziona, ci mancherebbe altro, ma certamente sembra sempre che noi dobbiamo in queste settimane farci dire che dobbiamo portare modelli da altri, quasi che l'Emilia Romagna non fosse stata protagonista, grazie in primo luogo alla sua gente, ai suoi imprenditori, alle sue maestranze, ai suoi lavoratori e lavoratrici, di grandi risultati, che l'ha portata da poverissima com'era all'inizio del dopoguerra a una terra che arriva a sfiorare i 160 miliardi di euro di PIL. E a proposito di quello che veniva detto, se noi alziamo i muri troppo alti, ci giochiamo metà della nostra economia. Abbiamo fatto 63 miliardi di euro di esportazioni, in cui l'agroalimentare è la seconda voce dopo la meccanica, la meccatronica, i motori. Dice, ma perché la Lonely Planet fa uscire il 5 dicembre scorso una guida solo sull'Emilia Romagna? La Lonely Planet vende metà delle guide turistiche italiane. Ma qual è un'altra regione al mondo che ha le due e le quattro ruote più belle prodotte e 44 prodotti IGP e DOP, prima in Europa, e soprattutto una cucina così straordinaria? Guardate che non ce n'è un'altra. Ed è, credo, un orgoglio che dobbiamo difendere, perché non ce l'ha regalato nessuno. Ed è stato frutto dell'ingegno, della voglia di lavorare, di sperimentare, di sacrificarsi, di studiare, di intere generazioni, che ha fatto diventare questa terra una terra per la quale, quando sei all'estero e dici Emilia Romagna, mediamente ti guardano con gli occhi sbarrati. Io peraltro non dico che vengo da Campo Gagliano quando giro il mondo, nemmeno da Modena magari. Se sto a questo territorio e se dico parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, come è stato detto, o dico Giuseppe Verdi, o dico Toscanini, o dico Bertolucci, insomma, dico qualcosa che ha a che fare direttamente con una terra che ha prodotto delle eccellenze, uomini o manufatti, che ci inorgogliscono, perché nel mondo quasi nessun altro è riuscito a fare esattamente quelle cose lì, o ingegnarsi, penso a Giuseppe Verdi, il più grande compositore italiano al mondo, quelle cose lì. È un fatto importante. Guardate, io credo davvero che noi non possiamo alzare muri troppo alti, né per uccidere la nostra economia in uscita, né per uccidere buona parte della nostra economia in entrata, perché se le presenze turistiche sono aumentate da 45 a 60 milioni di notti dormite negli ultimi 5 anni in questa regione, col boom che è stato al di là della costa romagnola che la fa da padrone, lì si sono inventati, a proposito di voglia di lavorare, senza avere il mare dei Caraibi e di Sardegna, per quanto pulita, la più grande industria turistica europea, che fa 3, 4, 5 volte gli stranieri di altre regioni italiane che avrebbero condizioni naturalistiche un po' più vantaggiose. E da queste parti delle manifatture che, come dire, sono distretti campioni del mondo. E il turismo, il contributo del comparto turistico è passato all'8,6 al 13% dell'intero PIL regionale. Quasi 40% in più negli ultimi 5 anni, ma alla vigilia di Parma 2020, anzi alla partenza di Parma 2020, noi possiamo dire che i milioni di persone che arriveranno dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, troveranno qui delle opportunità eccezionali ed eccellenti, a partire sia dal tema della cultura, dell'arte, detta Parma, che è stata anche capitale, ma anche a partire dall'agroalimentare e dal cibo. Fino a qualche anno fa, il primo motivo per quando chiedevi a uno straniero qual è il paese che vorresti visitare, in tutto il mondo al primo posto mediamente c'era l'Italia. Qual è il primo motivo? Fino a qualche anno fa al primo posto mediamente c'era l'arte, la cultura e l'architettura. Oggi ce ne sono due di motivi da un po' di tempo: il cibo, la cucina, la nostra enogastronomia ha agganciato il tema della cultura. E d'altra parte, non è cultura anche realizzare quello straordinario prodotto che si chiama parmigiano reggiano, che siccome Trump non ha contadini che riescono a fare quel prodotto lì, o produttori, l'unica cosa che gli viene in mente è fare. Però, perdonatemi, se lo volete difendere bisogna che fate politiche che siano diverse da quelle sovraniste. E siccome noi nel mondo ci siamo stati, perché dovevate vedere quando Massimo Bottura a New York nel 2016
serviva la piadina romagnola col prosciutto di Parma o la mortadella di Bologna o la coppa piacentina, o versava l'aceto balsamico tradizionale di Modena sul parmigiano reggiano e poi col lambrusco, col sangiovese, con altri vini. Voi dovevate vedere le file chilometriche di gente di tutte le etnie, per come è fatta a New York, facevano tre giri e tornavano indietro perché non gli sembrava vero. E siamo andati là proprio perché, come diceva Simone, il primo mercato extraeuropeo, secondo in assoluto dopo la Germania, per l'Emilia Romagna. Oppure quando l'anno dopo siamo andati con Massimo Spigaroli, che è diventato anche sindaco nel frattempo, e che eravamo in Cina, a Pechino, con la Camera di Commercio italo-cinese, che ha offerto una cena per 1000 persone, cinesi e italiani, e dovevamo vedere le facce della gente che assaggiava, soprattutto i cinesi, perché gli italiani le avevano già assaggiate, per fortuna, con le straordinarie pietanze che Massimo, il più grande produttore di culatello al mondo, riusciva a far assaggiare. Abbiamo appena inaugurato poche settimane fa, a novembre, a Berlino, sono andato anch'io personalmente di nuovo, la settimana della cucina emiliano-romagnola nel mondo, nel primo mercato complessivo, no Paolo, che abbiamo, che è quello tedesco. E insomma, quello che voglio, ci sono le foto, abbiamo aperto che cosa? Subito una forma di parmigiano reggiano. Perché quella lì c'era la gente, si è mettendo in tasca, in ambasciata. Sparita, ragazzi, sparita. E, insomma, io ho dovuto persino, Teresa, giustificarmi, perché ho fatto circa 800.000 chilometri in 5 anni al servizio della mia regione. Io mi sarei aspettato una risposta che era: se vinco io ne farò 1 milione. E guardate, se uno non ha imparato con l'abiro e il foglio bianco a fare le elementari conti, basta prendere una calcolatrice. Se vai 3 volte a San Francisco, se vai 2 volte a New York, se vai 2 volte in Cina, se vai a Johannesburg in Sudafrica, se vai in Argentina, se vai in Kazakistan quando andavo per la Mini Expo, se vai a Bruxelles tante volte, perché se io sono diventato prima volta di un italiano nella storia del Consiglio dei Comuni delle Regioni d'Europa, il presidente di oltre 100.000 enti locali per 41 paesi europei come sono da 4 anni, se Simone è diventata presidente di AREF, cioè l'associazione che raggruppa le maggiormente agroindustriali, è perché abbiamo acquisito credibilità, perché stiamo là, perché d'altra parte ogni volta, e lo devo ringraziare, ogni volta che avevamo bisogno, e ben oltre il tema dell'appartenenza politica, perché lo riconosco anche ai leghisti, che quando c'è bisogno Paolo De Castro è lì, indipendentemente dall'appartenenza politica che ha, perché difende il suo paese, come dico fare. Ma se siamo la regione che il governo giallo-verde ha detto essere la prima e più veloce per capacità di spesa dei fondi europei, 2 miliardi e 400 milioni di euro che abbiamo impegnato al 98% il 31/12/2019, ma il settennato finisce fra un anno, tant'è che io sto conducendo a volte un po' in solitudine una battaglia che è quella che bisognerebbe che i fondi che non spendono l'altra regione venissero messi a disposizione di chi li può spendere, perché noi se ne avessimo invece le 2 miliardi e 4 qualcuno di più li avremmo spesi, tant'è che la battaglia che abbiamo fatto per avere più risorse dal Ministero e da Bruxelles è legata anche al fatto che abbiamo, ed è un bene per certi aspetti, sempre più imprese, penso all'agricoltura, che partecipano rispetto ai fondi che abbiamo, ma vuol dire che ce n'è tante impegnate, che producono, che vivono, che lavorano. Ho dovuto giustificare per i chilometri che ho fatto. Poi io non so se si ricorda che sono da 4 anni Presidente della Conferenza delle Regioni. Grazie peraltro, lo devo dire, ed essere grato alla maggioranza nell'ultimo anno dei presidenti che appartengono alla destra e alla Lega, non al centro-sinistra, e che quando io mi ero dimesso, perché secondo me toccava loro, mi hanno detto no, rimani lì perché abbiamo lavorato bene insieme, perché quando guidi le istituzioni, se lo fai seriamente, ti devi ricordare che lo fai anche per chi non ti voterà mai. Gira, e poi perdonate, ma anche detto, non solo non credeva che ho fatto quei chilometri lì, poi infatti con la calcolatrice secondo me sono stati in difetto, perché andare a Roma una volta alla settimana in treno per 5 anni più tutti i voli aerei e girare la regione, perché l'ho girata veramente tutta,
insomma, non è una passeggiata. Poi dice, ah, comunque, se l'hai fatto vuol dire che non sei mai stato in ufficio e non lavori. Ma lo dici te con Salvini, segretario del tuo partito? Almeno dillo prima a lui e poi lo dici anche a me. Non mi pare uno che è stato molto al Ministero o in Senato a votare, o no? Io non te ne faccio mica carico di quella critica lì, ma non tirarmela addosso a me perché te la ritiro addosso in 5 minuti. Ma poi dobbiamo discutere dei chilometri. Discutiamo di quello che facciamo. Se questa regione, con tutti i difetti che ha, con gli errori che avremo commesso, chissà quanti ne ho fatti io, però da 5 anni è la prima per crescita nel paese, è diventata nettamente la prima per export, è la prima per tasso di attività, avrà difetti, ma non buttiamo via il bimbo con l'acqua sporca. Stiamo attenti a non cercare avventure laddove non c'è la competenza, la preparazione, l'esperienza per farcela. L'altro giorno mi sono sentito dire, attaccate in quanto donna mi attaccate. Allora, se qualcuno, è successo in un caso, rivolge un insulto che può apparire sessista o non rispettoso, sono il primo io a dire, gli si chieda scusa, perché ci mancherebbe che nel 2020 non avessimo il rispetto la parità, per la parità di genere, soprattutto per le donne in primo luogo, ma ci mancherebbe altro. Però non può diventare che ci votate in quanto uomo o donna, ci votate che siamo in grado di guidare una regione così importante, altrimenti è sbagliare la condizione della donna stessa. A Imola c'era una sindaca donna, per la prima volta hanno vinto il comune democraticamente. In quel caso i 5 Stelle un anno e mezzo fa, dopo 8 mesi si è dovuta dimettere, perché non basta essere nuovi, bisogna anche essere capaci e sapere cosa si fa tutte le mattine. Io penso che noi abbiamo dimostrato che lavorando in squadra, in una filiera anche, diciamo, di rappresentanza sociale del patto per il lavoro, condividendo un po' tutto, abbiamo dimostrato che anche le sfide più difficili si possono vincere. Poi certo è dura, eh? È dura perché oggi il vero problema dell'agricoltura in primo luogo è la redditività. Ve lo dico a tutti gli imprenditori che incontro. Va un pochino meglio di prima in diversi casi. Abbiamo un segno più nell'agricoltura, avevamo avuto per tanti anni un segno meno in questa regione. Ma certamente il tema è se i cassetti ad andare a fine mese sono pieni di qualcosa che ti permetta di far vivere te e la tua famiglia. E noi su questo dobbiamo lavorare. E io penso che l'opportunità di Parma 2020 sia anche quella di far conoscere le eccellenze nostre, portandole nel mondo, presentarle a quelli che vengono del mondo. Perché il turismo enogastronomico, cioè quello culturale, è quello più in crescita. Hai ragione, è proprio così. E noi su questo possiamo vincere una sfida. Guardate questo luogo. Non è solo, e qui sta nell'intelligenza di Nicola e di chi l'ha ideato, non è solo un luogo di produzione del più buon formaggio al mondo, è anche il luogo che attira giovani, gli offre prodotti enogastronomici dove anche il vino viene abbinato al cibo, li fa stare insieme, aggregare, parlare, divertire. Insomma, è un modo per fare in modo che quelle eccellenze lì, con mano dal vivo, mentre fai anche qualcos'altro e mentre stai insieme, che non ci fa nemmeno troppo male per non stare tutto il giorno con la testa chinata sullo smartphone. Ora, e concludo, io penso che abbiamo davanti anni nei quali, certo, se il paese si fermerà, perché nell'ultimo anno si è fermato, e bisognerebbe che qualcuno non desse sempre la colpa agli altri se il paese si è fermato e aveva fatto una manovra economica un anno fa. So che a volte c'entra anche la condizione internazionale, europea, però se questa regione quest'anno cresce per prima, siamo cresciuti attorno allo 0,6, quinto anno consecutivo primi, ma 0,6 noi primi vuol dire che il paese è cresciuto 0 niente. Noi nei 4 anni precedenti eravamo cresciuti come regione tra l'1,2 e il 2%, continuamente. Vorrà dire qualcosa rispetto anche alle politiche che avevi messo in campo prima e quelle che hai messo in campo quando c'è stato un certo tipo di governo. Ora guardate, io credo davvero che noi, a partire dalla valorizzazione di quella filiera che fa quasi 3 miliardi di euro di volume economico, siamo nella provincia in Italia che, esclusi vini, ha il più alto volume economico di prodotti IGP ad hoc in Italia. La seconda è Modena, la terza Reggio, o forse la seconda Reggio, la terza Modena, adesso non mi ricordo. Ecco, da modenese, seconda è Modena, terza è Reggio, dopo vanno a Reggio, gli dico che comunque sono più bravi loro. Ma quello che ti voglio dire è che se le prime 3 province sono queste, ma vorrà dire qualcosa se negli IGP ad hoc facciamo il doppio del volume economico della Lombardia, che però ha più del doppio del numero di abitanti.
Insomma, a me piacerebbe discutere di queste cose, di lavoro, di impresa, di agricoltura, di infrastrutture, di innovazione, di digitale. Noi saremo la prima regione che nel 2000 comuni raggiunti dalla banda ultralarga e dalla fibra ottica. Guardate che è decisivo anche in tutto l'Appennino. Altrimenti ci sono imprese che se non riescono a mettere in campo il prodotto che vendono o la ristorazione o la ricettività che possono garantire, anche se la migliore al mondo non li vede nessuno, in un mondo in cui siamo tutti connessi e digitalizzati e decidiamo da soli cosa fare, cosa mangiare, dove andare, dove dormire, rischiamo di tagliarvi fuori dalla competitività. E certo, sulla burocrazia dobbiamo far di più anche noi. D'altra parte l'autonomia noi l'abbiamo chiesta, soprattutto perché se ce la concedessero, se ce la concedessero l'autonomia, ci permetterebbe di tagliare un po' di burocrazia. Ora, mi sono sentito dire, se vinco io, dice la mia avversaria, faremo il referendum per richiedere l'autonomia. Ma abbiamo firmato 2 anni fa insieme alla Lombardia e al Veneto. A voi risulta che avendo fatto noi il referendum me l'hanno data? Cioè noi dovremmo, avendola già firmata, e mi auguro che col governo, se no non faremo sconti da istituzioni che guardano l'interesse della propria collettività e non al colore politico. Ma se ti interessava così tanto l'autonomia, sei stata al governo 1 anno e mezzo, ce la potevate dare o no? E noi dovremmo tornare indietro, perdere un anno, spendere 20 milioni di euro, tanto costerebbe il referendum, no, abbiamo preferito darli ai sindaci per abbattere le rette degli asili nido, insomma, che magari ridandoli nelle tasche dei cittadini far ripartire anche un po' i consumi. L'ultimissima cosa, Teresa, grazie. Grazie perché abbiamo lavorato questi mesi, io da presidente della conferenza, Simone per la sua parte di assessore della commissione competente, insieme a Paolo per i rapporti con Bruxelles, l'Unione Europea, abbiamo lavorato per cercare di fare in modo di procedere laddove ci si era fermati. Guardate, io anche questo tema dei 21,2 milioni di euro che ci sono stati assegnati, io ho rotto un po' le scatole, ma perché rischiavamo di perdere? Perché per 1 anno e mezzo ci hanno detto no, non ve ne diamo 40, noi avevamo detto ce ne date 40, saldo e stralcio altri 40, se la Corte dei Conti e l'Avvocatura dello Stato non fanno problemi, va a ridurre il debito pubblico, fa lo stesso se non arrivano alle Emilia Romagna e contribuiscono a ridurre di una goccia il debito pubblico del paese. No, no, noi siamo persone che onoriamo gli impegni, ve li diamo tutti 80, ne abbiamo visti 0. Ma il problema non è per me, per il nostro bilancio, che è uno dei 3 bilanci meno indebitati d'Italia e abbiamo ridotto di altri 150 milioni di euro il debito negli ultimi anni, perché a un certo punto sembrava che più fosse indebitato si stesse meglio per i tuoi figli, insomma in questo paese è accaduto anche questo. È che noi avevamo delle imprese, come nel caso che veniva citato, la filiera del latte, che attendevano alcuni milioni di euro non per vocazione per poter alzare la bandierina e sventolarla, ma perché hanno bisogno di fare investimenti che genereranno fino a 50 milioni di euro di investimenti, e tutte le imprese di Parma e Piacenza che erano rimaste fuori adesso riceveranno quelle risorse. Quindi grazie, perché va a merito di chi lavora, chi fatica, chi produce e chi ha bisogno di lavorare. Ora guardate, noi adesso metteremo anche per la prima volta, grazie a quelle risorse, una misura che non avevamo mai messo e che abbiamo deciso ascoltando voi, perché anche noi a volte non capiamo. E se ho girato molto, io mi è servito anche andare a incontrare i comuni, i sindaci, gli imprenditori, i lavoratori, chi era disoccupato perché aveva perso il lavoro, gli studenti, coloro che hanno un problema magari la cura sanitaria o la disabilità. E ad esempio ci hanno detto che c'è un problema di sicurezza anche per le imprese del mondo agricolo, e per la prima volta adesso metteremo parecchie risorse per dare una mano, perché la videosorveglianza, i sistemi di sicurezza eccetera eccetera possano garantire a quelle imprese, come facciamo da tempo sul mondo del commercio eccetera, di avere uno sfogo per garantire che la fatica e il lavoro quotidiano non venga, per qualche mascalzone o cretino, messo a repentaglio e vada, come dire, no? A disperdersi. Allora anche qui vedete è proprio l'elemento di provare a darsi una mano. Abbiamo fatto anche un'operazione chiedendo a delle persone del mondo agricolo di candidarsi alla mia lista, ti ringrazio Eugenio Bergamaschi, che ha guidato una grande, era la guida di una grande associazione regionale agricola, che ha accettato di metterci la faccia, di candidarsi con me, con noi, per dare una mano insieme ad altri 300 candidati delle 6 liste che stanno a gestire e a guidare questa coalizione. Dice: ma non hai messo il simbolo del PD, ma cosa metto, solo il simbolo di un partito e non metto i 5 simboli delle altre liste che mi sostengono? Non dobbiamo dare pari dignità a tutti?
e mai messo il colore verde nei manifesti, va bene, ma cosa c'è un articolo della Costituzione che assegni i colori ai partiti, i verdi partito, ma ha detto l'altro giorno il copyright sarebbe nostro, no? E non sa neanche che quella tonalità lì è da decenni lo stemma, il colore dello stemma dell'Emilia Romagna. Ma mi pare che noi dobbiamo perdere tempo a discutere di quali simboli ci sono in un manifesto o di quali colori mettiamo nel colore della propaganda elettorale? Ma vi pare che dobbiamo perdere tempo per quello? A parte che se proprio proprio, insomma, io forse ci si vergogna più a nascondere chi non la vediamo mai, perché mi pare che questa è la campagna veramente più surreale che io sto conducendo, delle tante che ho fatto in vita mia. Non ho l'avversario, c'è un altro, che non l'ha affiancata, l'ha sostituita. Vedete, io con Matteo mi do del tu con Salvini, perché abbiamo collaborato, lui da Ministero degli Interni, io da Presidente della Conferenza Regioni. Ogni giorno che viene qua, cioè tutti, è benvenuto. È benvenuto, noi siamo gente ospitale, dell'ospitalità abbiamo fatta una cifra tra le migliori degli emiliano-romagnoli. Però lui è un ospite, io sono a casa mia, ci vivevo prima, ci vivo adesso, ci vivrò dopo. Ci ho cresciuto i miei figli, ci vivo con la mia famiglia. Ecco, dal 27 di gennaio non ci sarà Salvini, non ci sarebbe Di Maio, non ci sarebbe Zingaretti, non ci sarebbe Renzi o la Meloni, ci saremmo o io o lei. Ecco, io penso che meritiamo di proseguire con l'innovazione che abbiamo messo nei programmi, ma soprattutto perché credo che abbiamo dimostrato in questi anni, ripeto, con tutti i difetti che avremo, che questa regione è tornata a camminare veloce e la vogliamo cominciare a fare anche correre. Grazie.